Bentornato nel mio canale YouTube, vi auguro una buona giornata con tante attività divertenti, in bocca al lupo e buon divertimento con i vostri cari. Oggi è venerdì 23 aprile 2021, di seguito le previsioni dell'oroscopo di Paolo Fox di oggi. Oroscopo Leone, mattinata rampante, più tranquillo il pomeriggio. Che siete rampanti oggi lo racconta la luna nel vostro segno, oltretutto dinamizzata dal sestile di Marte. Anche il pubblico inteso in senso lato, il partner, i colleghi, i clienti, vi rimandano energia, riflettendo la vostra come in uno specchio e infondendovi la fiducia e l'ottimismo di Giove all'opposizione, maestro di pensiero positivo e di speranza nel domani. Al punto da spingervi a fare qualche sciocchezza, ma per fortuna il cambio della luna che nel pomeriggio passa in Vergine, segno ben più moderato e prudente, anche voi vi date una calmata valutando razionalmente quali rischi conviene comunque accollarsi, in vista di un futuro migliore, o quali invece fine a se stessi vi porterebbero più danno che vantaggio. Guadagni promettenti ma ancora insufficienti ai vostri bisogni, sempre in crescita proprio come la luna, in cammino per diventare piena. La coppia è aiutata dall'armonia che c'è nell'ambiente circostante in cui vive. Potrebbe essere anche l'opportunità di nuove amicizie e di nuovi incontri proprio nell'ambiente di lavoro o in cui si vive. I single incontreranno persone interessanti proprio nell'ambiente in cui vivono o lavorano. Anche l'anima gemella. Non abbiate fretta nel concludere e non dite subito di sì. Prendetevi il tempo necessario e decidete davvero secondo il vostro cuore ma assistito dalla mente. La decisione che vi si para incontro è troppo importante per essere presa superficialmente. Alti e bassi di umore. Forte indecisione. Frena un apostrofo emotività. Sii sincero. Bisogno di affetto e di coccole. Innamoramenti facili. Sii più selettivo. Non rammaricatevi per le scelte fatte, piuttosto per quelle che non avete avuto il coraggio di fare. Qualche lite di troppo potrebbe rendere il clima di coppia un po' aspro. Trovate la calma in voi stessi. Solo così potrete risolvere i problemi con il partner. Non perdete le speranze sul recupero di un certo rapporto con una persona che non fa più parte della vostra vita. Il tempo passa, le ragioni resistono e in fondo potreste restare buoni amici. Una persona che vi pensa molto negli ultimi tempi avrebbe voglia di contattarvi e di parlare con voi, se vi fa piacere favoritelo, ma fate sempre in modo da non commettere errori mostrandovi indecisi. Bella serata con gli amici oppure con la persona amata, stimoli interessanti, serenità e buon umore. Brillanti successi per molti, specie nei settori legati all'arte e allo spettacolo. Inciampate sempre negli stessi errori. Non state con il fiato sul collo di una persona che è molto più distante di ciò che pensate. Certe occasioni per migliorare la vostra posizione economica si ripresenteranno a partire da oggi. Se avete dei progetti o delle idee, badate di confidarli solo a persone di fiducia. Oggi prendete contatto con la vostra razionalità e cercate di mantenerlo per tutta la giornata almeno fino a sera. Oggi sarete in forma davvero smagliante. Il momento è ideale per avviare nuovi progetti e iniziative in ogni campo. Per voi non è un problema che non sia l'anima gemella. L'importante è che al momento giusto ci sia la persona giusta a regalarvi un po' di affetto sincero. Situazione eccellente nella sfera amorosa per le nate alla fine del segno. I moti planetari vi regalano ancora oggi una giornata col sorriso. Luna e Marte continuano ad essere i vostri potenti sostegni astrologici facendo viaggiare la vostra vita su binari di coerenza, di riuscita e di sicurezza nelle vostre scelte e possibilità. Il bilancio che potrete fare nella giornata odierna è a questo punto molto positivo, specie se siete nati nella seconda e nella terza decade. La salute è fortunatamente molto buona, pur con Saturno imbronciato nel segno dell'acquario. Dovete solo porre qualche attenzione ai raffreddori da fieno, alle allergie primaverili e altri simili malanni di stagione. Evidentemente c'è qualcosa che non quadra. Tenetevi lontano dalle persone che non capite e che vi hanno fatto del male. Meritate di stare bene. Sul lavoro fate valere le vostre opinioni e dimostrate a tutto il vostro valore,
anche a chi proverà a mettervi il bastone tra le ruote. C'è qualcosa che oggi non vi quadra, cari leoncini. Restate lontani dalle persone che non capite che vi hanno fatto male in passato. Meritate il meglio. Sul lavoro fatevi valere e mostrate a tutti il vostro valore, soprattutto a chi vi mette i bastoni tra le ruote. Avete diverse possibilità di prendere delle cantonate in questa giornata, specialmente se dovrete scegliere tra un progetto e l'altro. In molti cercheranno di convincervi, ma in ogni modo possibile. Se non avete altre necessità impellenti, dedicatevi anima e corpo a quello che state facendo ora per non avere brutte sorprese in futuro. Troverete un modo onorevole per risolvere qualsiasi questione al meglio. Rampante come voi la luna del mattino, forte e generosa nel segno, tanto più che l'opposizione di Giove la rende megalomane, mentre il sestile di Marte le regala una ventata di energia. Insomma, iniziate la giornata in uno stato di surplus di vitalità, che manterrete inalterato anche le pomeriggio col trasloco della bianca signora nel segno successivo, la Vergine, dove punterà il dito sull'alimentazione e le spese, che si riveleranno effettivamente eccessive. Colpa del Sole allo zenit che, insieme a Mercurio, Venere e Urano, vi rende capricciosi e pieni di pretese. Senz'altro avete buon gusto, ma puntare in alto costa caro. Amore ed Eros, pappa e ciccia col partner che vi adora, girandovi attorno come la luna fa con il sole. Grande catalizzatore il vostro magnetismo, piacete e sapete attrarre. Felici in coppia dunque, sereni in famiglia, specie con la fascia più anziana, molto vivaci con gli amici con cui qualche scintilla ogni tanto scoppietta. Potreste trovare all'improvviso un motivo per attingere alle vostre vecchie rubriche, o guardare tra le vecchie fotografie relative a un ricordo ricorrente. Un volto del passato potrebbe indurti a ripensare il motivo per porre fine alla relazione. Un aspetto Venere, Urano, birichino, può far scoppiare il classico colpo di fulmine. Tenete d'occhio gli incontri imprevisti, quelli cui non avevate assegnato alcuna importanza concreta, specie se festeggiate il vostro compleanno nella seconda decade leonina. Sarà lì che le frecce di Cupido avranno buon gioco. Lavoro e denaro, i colleghi vi guardano con un filo di invidia, perché voi siete quelli che cadono sempre in piedi, sempre vincenti, sempre i primi della classe. Non è colpa vostra se siete bravi, di talento e in gamba. Anche nel ruolo di capo trovate un buon seguito, perché sapete amministrare i vostri sudditi con generosità e gentilezza. Forse vi siete davvero impegnati tanto e quindi ora è il momento di raccogliere quello che desiderate da tempo, e cioè una lode, un riconoscimento, una splendida premiazione oppure un aumento di stipendio. La luna, luminare della concentrazione intellettuale, vi guarda favorevolmente essendo in transito tra il vostro segno e la Vergine. Ottenete risultati strepitosi se siete sotto esame o in febbrile preparazione di concorsi. In particolare, siete sotto la protezione del corpo celeste se studiate discipline logiche e matematiche e se siete nati nel mese di agosto. Benessere, tutto in ordine, nulla che non vada o forse sì. Allo specchio vi vedete grassi, ma in realtà si tratta di costituzione robusta e quella non si cambia. Le ossa non si piallano e i muscoli non si riducono. Accettatevi per come siete. Datti abbastanza tempo per fare le cose, potresti sentirti coinvolto in più direzioni contemporaneamente e ci vorrà molta energia emotiva per bilanciarti prima di poter iniziare a fare le cose. Per lei, femminilità espressiva, per voi parlano le linee suadenti del corpo, sapientemente abbigliato, gli orecchini, la capigliatura. Vero che la mascherina nasconde il naso e la bocca, ma gli occhi dicono già tutto. Per lui, obiettivi intelligenti e ben ragionati illuminano la vostra mente, ma non basta averne una visuale netta e precisa, ora occorrono i fondi da investire. E su questo punto avrete modo di esercitare l'arte della pazienza. Colore delle emozioni, beige rosato. Barometro dell'umore, sereno. Pagellina del giorno. Sentimenti, 7. Attività, 10. Finanze, 7. Benessere, 10. Queste sono le previsioni astrologiche che informano oggi l'amore, il lavoro, la fortuna e la felicità di Paolo Fox. Grazie per aver guardato i miei video, mi sento molto meglio a darti questi segnali. Non dimenticare di mettere mi piace, condividere e seguirmi nei prossimi video. Il tuo supporto è la mia grande motivazione ogni giorno. Ci vediamo.